Oggi ho fatto una promessa, se io batto a Pecio andiamo a mangiare la bistecca. Andiamo, già si sa l'ora. Quindi il risultato. Oggi vincerò, è vero Pecio, mi farà grande, mi farà vincere, grande. Perché il bello non è la gara, è farsi pagare la bistecca da me. Bravo, bravo, bravo. Pecio, c'è il conto, chi lo paga? E la scuderia è pronta, ci siamo fermati esattamente a Città di Castello perché adesso facciamo un piccolo break. Ci abbiamo anche il gatto, mangiamo anche il gatto. Ciao! E dove andiamo stamattina, Pecio? Ti frego! Mi frega, oggi alla Rampicchiana, Arezzo, stiamo arrivando! Oggi è dichiarato, se batto a Pecio pago la bistecca a tutti. No, veramente è la differenza. Se Pecio ti fa vincere. Ragazzi, già c'è la salita, c'è. Già abbiamo il fiato, solo per andare a fare l'iscrizione. Forse è un buon allenamento per spaccare il fiato prima della partenza. Fantastica, Arezzo. Primi 10 pettorali questa edizione numero 2021, naturalmente il vincitore del 2019, cioè Francesco Casagrande, poi Francesco Cavini, Riccardo Pialini. Siamo nella piazza di Arezzo, qui in compagnia, vicino a me c'è Eros, la tua seconda gara. Salve, salve a tutti, la mia seconda. La sua seconda gara. Quindi, no, il oggi mondo sta cambiando. Molto, ma oggi faremo come la volta scorsa, tiriamo le gambe? Sì, voglio, poi questa più lunga, più dislivello, quindi già mi fanno male adesso le gambe. A manetta! Yeah.
ho battuto a Percio, ma in realtà mi ha fatto vincere perché no, lui... No, 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 mi ha fregato. Quindi, molto la bistecca... La bistecca bisogna pagarla. Però all'arrivo abbiamo avuto, che cosa, una bella notizia. Ma che bella, ma grande. Una grande. Lui ha fatto secondo di categoria alla Rampichiana e anche, quanto assoluto? 31esimo. Ti senti soddisfatto? Più che bene. Ne potevi dare di più? No, come sempre. Perfetto, sempre a manetta. E anche la Rampichiana è finita. Rampichiano uguale rampichino, quindi la salita, ragazzi, non è mancata. Una cosa bellissima, la partenza in piazza di Arezzo. Stupenda. Poi siamo partiti per diversi chilometri in salita su asfalto, giusto per sfoltire la folla e fare la cosiddetta selezione tra atleti. E poi siamo entrati in mezzo ai singoli trek della Toscana. La Toscana ha un terreno molto roccioso e anche leggermente polveroso, però la pioggia che ha fatto ieri ha aiutato a compattare un po' il terreno. Le salite sono state veramente toste, alcune salite tecniche che bisognava stare proprio lì perché poteva slittare la gomma posteriore, ti potevi sbilanciare, le discese veramente tecniche dove ti divertivi, però dovevi sempre avere un occhio di riguardo perché era un attimo che ti poteva spartire la bici. Qui con me c'è Pecio, che oggi purtroppo è rimasto dietro, ma per me lui mi ha fregato, perché gli ho detto, caro Pecio, fa tutto. Se oggi ti batto, ti pago la bistecca, visto che siamo in Toscana, e lui ha fatto di tutto per stare dietro. No, giusto, ho perso di netto. E quindi alla fine, negli ultimi chilometri, l'ho arrivato. Una gara veramente tosta. Sali, scendi, bella gara, ottima organizzazione, complimenti a tutti. Ed eccoci, andiamo a vedere il GPS. Ecco qua, la gara 2 ore 57 minuti. Ora inizio verso le ore 9.34. Durata circa 3 ore per una distanza di 42 km. Oggi un allenamento di fondo veloce e la zona del cardio è stata circa sui 150 battiti, 160 di media, perché qua è sempre, come ho detto, la gara è stata sempre in tiro. Ed ecco, infatti, la media del battito è stata di 152, la massima di 169. E la zona della velocità, come si può ben vedere, è stata anche qui bassa, perché è rampichiana, quindi tutta di rampichino. Andiamo a vedere la velocità media. Ed ecco la velocità media dei 14,3, con una massima di 55,7 km/h. E alla fine abbiamo fatto la gara con 1410 metri di dislivello. Pecio, e cosa mangiamo? Bistecca. Mi spieghi una cosa? Allora, tu hai pagato da bere a Eros. Sì, ci ho messo anche agli occhi, Ma quanto hai pagato? 18 euro, due menebrie. Buon appetito! Grazie mille! Grazie. Giacomo, da dove iniziamo? Dai, inizia a tagliarla, chi soffrema? Vai, prendi tu. Guarda, che spettacolo! A me è questa che è i 18 euro della birra. Fortuna, un po' di forza. Ciò, c'è il conto, chi lo paga? Paghi tu? Sì, dopo te. E anche oggi siamo arrivati alla conclusione della Rampichiana. Se sei arrivato fin qui, sicuramente il video ti è piaciuto. Non dimenticarti di iscriverti qui sotto per non perderti le prossime puntate. E noi ci vediamo nel prossimo video.